capito? Ok. Se invece stringi qua ti fa tipo da cavalletto. Tu, ma le alleni queste dita, cioè queste ultime due? Sì, vabbè, quando faccio tutte. Alcuni esercizi li faccio anche su solo questi due. Ma questo non è più importante. Anche tipo, sai il cono che c'ha. Questa per lo portavo, il cono che c'ha la fascia. Ce l'ho. Quello là, metti la parte grossa in basso, la fascia che ti va da qui, e fai tipo la supinazione. Supini, no? E ti va tutto sulle due dita. La faccio. Vai. Punta di più. Più un po' più di leva, vai. Che è più alto, quindi non è. Bravo, bravo. Vai. Quindi sempre là. Meglio, se fai più leva col gomito va meglio. Meglio, sento che fa più. Sai perché? Se no rischi di entrare in gancio. No? Sì, ma infatti mi succede sempre che quello è un. Lo devi guarire questa volta. Vado così, poi quando. No, se quello è forte in tappi, mi metto così, certo. Entro in gancio. Se va più indietro è meglio. No, io sempre in qua, lavoro tutto in gioco. Tu non le prendi mai per così. No, questo no. Mi viene proprio da entrare così. Cioè se voglio. Se forse se vado subito. Così. Così se messo, allora la cinghia ce l'ha messa perfetta, cioè ti sento a fondo. Questo fatto che se chiudi prima, io già mi visto con. Cioè se apro la mano io già ce l'ho aperta così. Sì. Quindi tu ce l'hai messa perfetta. Vai, vediamo la laterale, vai. Vabbè, buona la laterale, va? Sì. Tu però sei al contrario, quindi devi stare, un minimo così. Un minimo così. Senti già come mi storci il polso. Tieni duro così. E io poi mi posiziono. Vai. Si butta e lascia la mano qua. Questo movimento voglio sentire. Sì, prima parte la mano e poi parte il corpo. Lui di sinistra la fa molto. Cioè, le viene naturale. Lui di destra gli viene di sinistra. Devi piegare, però la prima cosa il braccio di ferro è ecco, fa go, si ingancia oppure go e se no, visto come go. Questo, non ti dico tanto, con le cinghie poi non puoi provare più. Però go, qua. E già io sono in vantaggio. Questo se si mette di leva. Già, sì, perché sono le domande. Tu li devi mettere in difficoltà già quando ti posizioni. C'è una cosa che ti dico io. Fammi sentire. Cioè, così come ti senti? Già ti senti morto, no? Perché io sono messo bene. Io già sono go e già io sono dentro a tiro. E tu devi fare lo stesso. Quindi, chiudi la mano. Questo non lo spingere troppo, non serve. Basta. Vai. Vai, sì. Okay. Vai, continua là, vai. Continua sulle dita. Non ti rialzare, vai. Prova a fare quello. Sì. Ehi, foto, vedi. Continua sul stesso. Non è ancora la mano, non la laterale. Che poi quando la perdi così va per finire. Provo a fare questo movimento. Bravo! Capito? Vai. Questo è indietro, questo è indietro. Però devi fare. Cioè, se non fai così. Devi andare istintivamente in gancio. Faccio che comunque sei giù certo. Cioè, io sicuro adesso, però, ovviamente, ho un grande problema.
Thank you.
io non sento, io trovo il primo che il ragazzo è dopo dove mi incarnare sei là, sultano, non puoi stare sopra la palla. Bravissimo. Ma comunque non lo fa uno se vuoi andare a fine laterale tutta se io ti dico abbassati non è che devi fare no, abbassati pesa buono puoi mettere in pressa adesso scusa puoi fare un pressa adesso si gira Sbagliato, imparato. Parte, c'è, go!
poi da qua tu scendi solo col corpo, non, è, non vai a fare così con la mano, non ci credo, fai il blocco e poi scendi. Sembra piegare, ma piega tanto, vai. Forza stomino, forza stomino. Bravo, questo perfetto. Indietro, continua indietro, aprimi le dita, continua indietro. No! Questo malo di fatto. Così col cuore sta riuscendo. Vai. Piega di più. No, non stai prendendo un cazzo. Ora sto facendo. Quello all'inizio lo riesci.